Buonasera e bentrovati a Linea Mondo, il nostro spazio di approfondimento sulla politica internazionale. Come nel 1979, al tempo della rivoluzione comunista, anche ieri le folle iraniane hanno assaltato le ambasciate occidentali. Ieri infatti decine di persone sono penetrate all'interno della sede diplomatica britannica di Teheran e hanno ammainato la bandiera di Sua Maestà, le hanno dato fuoco e l'hanno sostituita con quella della Repubblica Islamica. I manifestanti hanno protestato contro le sanzioni decise da Londra contro l'Iran a causa del suo programma nucleare. Noi ne parliamo oggi in studio con Pietro Marcenaro, Presidente della Commissione per i diritti umani del Senato. Buonasera. Buonasera. E con Antonello Sacchetti, direttore del cassetto.it. Buonasera. Buonasera. Allora, io per introdurre l'argomento vedrò insieme questo servizio che ripercorre quello che è accaduto ieri a Teheran. E allora, molti giornali oggi parlano di un remake dello storico attacco del 79, quello che causò l'attacco all'ambasciata statunitense a Teheran, che causò appunto il congelamento dei rapporti fra Stati Uniti e Iran. Ma perché? Perché tutto questo? Poi vedo che è arrivata onorevole Marcello, vedo che è arrivata l'immagine del remake, quasi, quasi impossibile non farlo. Sì, anche se come tutti sappiamo c'è una situazione completamente diversa. L'unica cosa che sicuramente è vera è che c'è di nuovo un Iran che è sull'orlo di una crisi internazionale e a questa, diciamo, si accompagna una crisi di nervi interna. Naturalmente parliamo di un paese nel quale, siccome non esiste trasparenza, è molto difficile rintracciare i caratteri effettivi di uno scontro. Quindi, diciamo, possiamo solo provare a, diciamo, fare delle ipotesi, no? Ma l'ipotesi più probabile, che mi pare molti commentatori hanno fatto, è che in Iran ci sia oggi una situazione nella quale, di fronte a un forte di nuovo isolamento esterno e crisi esterna, corrisponda al tempo stesso una crisi interna che ha raggiunto dei livelli sconosciuti in precedenza, perché non c'è più solo quello che noi abbiamo visto a partire dal giugno 2009, cioè una contestazione, un dissenso di massa che è esistito in una prima fase in una forma più esplicita, ma che continua a vivere nella sostanza della società iraniana. Ma c'è stata anche una crisi interna ai gruppi dirigenti, in particolare lo scontro tra Khamenei e Ahmadinejad è oramai da tempo un dato molto caratterizzante tutta la situazione iraniana ed è uno scontro molto forte, Certo. no? Molto forte. Quindi, diciamo, questo è, mi pare, la realtà di oggi. Ripeto, la realtà di un paese che è difficile da decifrare per questo suo carattere Certo. così. Allora, mi dico dalla regia che abbiamo pronto il servizio che stavamo mandando in onda prima, vediamolo insieme. Hanno fatto scempio di documenti e bandiere in quello che definiscono un covo di spie. In Iran decine di manifestanti hanno preso d'assalto l'ambasciata britannica a Teheran in risposta alle sanzioni di Londra dopo il rapporto dell'AIEA sul programma nucleare iraniano. Hanno scalato l'edificio, l'hanno occupato per diverse ore, poi è intervenuta la polizia che li ha dispersi, i manifestanti sono tornati e dopo un ultimatum delle forze dell'ordine in serata hanno lasciato il sito. Stessa scena nell'ex ambasciata britannica, ora ufficio della missione, a nord di Teheran, a cui sei dipendenti sarebbero stati presi in ostaggio, poi rilasciati, secondo l'agenzia Fars.
L'Iran ha espresso rammarico per quanto è successo. Lo stesso Iran che domenica in Parlamento ha approvato l'espulsione dell'ambasciatore britannico nel giro di 2 settimane. Ed è stata questa la richiesta dei manifestanti, che hanno tracciato anche il paragone con l'assalto all'ambasciata statunitense nel 1979. Il Foreign Office ha condannato l'atto di vandalismo e ha ricevuto messaggi di solidarietà da diversi paesi, fra cui Italia, Francia, Stati Uniti e Russia, e dall'Unione Europea. Antonello Sacchetti, allora, oggi il Tehran Times parla di rammarico, di dispiacere, riporta una dichiarazione appunto del Ministero degli Esteri iraniano, c'è una volontà di smorzare i toni e questo incidente viene addebitato tutto all'intemperanza degli studenti, però sembra quasi una beffa. Sì, beh, la cosa interessante, diciamo, dal punto di vista politico di tutta questa vicenda sono proprio le reazioni politiche. Innanzitutto, diciamolo proprio chiaramente, non si entra in un'ambasciata straniera se la polizia non ha un comportamento perlomeno così non inflessibile, perché lì sarebbero bastati veramente 2 colpi in aria per disperdere la folla. Questo in altre occasioni avviene ed è avvenuto. Quindi è chiaro che c'è stata, come dire, una complicità perlomeno in una fase iniziale, poi probabilmente è sfuggita la mano a qualcuno. Per interpretare però, appunto, come appunto si diceva prima, anche il gioco delle fazioni all'interno della mappa del potere iraniano, direi che quello quanto è accaduto ha quantomeno dei mandanti morali. Una volta qui in Italia avremmo detto così, perché domenica pomeriggio, appunto, nel corso dell'assemblea del Majlis del Parlamento, un rappresentante, Borugerdi, cioè un deputato iraniano, ha detto che se la Gran Bretagna avesse continuato ad avere lo stesso comportamento avrebbe fatto la fine del covo del nido di spie, no? Cioè la frase riporta esattamente, sì, il paragone con il 1979 e quindi con gli Stati Uniti. La cosa interessante è che poi dopo, a fatti in corso, l'agenzia Fars, che è un'agenzia semiufficiale, inizialmente sembrava dare delle cronache così abbastanza comprensive, potremmo dire, in cui non dico che dava ragione agli studenti, però ecco, sta avvenendo. Con il passare delle ore, e la situazione sta diventando sempre più grave, invece l'atteggiamento è cambiato. Ma da un punto di vista politico mi colpiscono 2 silenzi e una dichiarazione. I silenzi, il silenzio principale, direi che nessuno l'ha scritto oggi o quasi, ma quello di Ahmadinejad, cioè il presidente su questa vicenda ancora non ha detto nulla, né tantomeno ha detto Khamenei, ma insomma la guida suprema non è poi così solerte in genere a dare dichiarazioni pubbliche, e invece ha parlato Larijani, che è il presidente del Parlamento, che è il vero avversario politico di Ahmadinejad. In Iran la tensione politica, il nodo politico è questo, c'è chi addirittura dice dobbiamo farla finita con un sistema in cui il presidente viene eletto dal popolo, dobbiamo ritornare o a una forma di premierato più o meno, ma insomma si vuole in tutti i modi cercare di bypassare, di superare questa istituzione, che è l'istituzione che di fatto è entrata in conflitto poi con l'anima stessa della Repubblica Islamica al momento, subito dopo la crisi del 2009. Cioè, dal momento stesso in cui si è insediato questo governo, ha cominciato appunto un confronto durissimo con la guida suprema, con quell'ala, così estrema del fronte conservatore, che è poi quella maggioritaria nel Parlamento, e sicuramente questo sta un po' stringendo tutta la politica iraniana. Al di là delle dichiarazioni di forma, molto spesso, se c'è qualcuno che anche su tutta la questione internazionale spesso ha avuto un atteggiamento più morbido, paradossalmente è proprio Ahmadinejad. Cioè lui nel 2009 stava per fare l'accordo, lui l'avrebbe fatto, anzi aveva fatto una dichiarazione molto positiva, è stato tutto il resto dell'establishment che invece l'ha frenato. Questa situazione, non dimentichiamo nemmeno che lo stesso Ahmadinejad sta vivendo uno scandalo finanziario enorme. C'è stata appunto una richiesta di interrogare il Presidente, la prima volta che avviene nella Repubblica Islamica, per una frode fiscale da 2,6 milioni di dollari, insomma un caso veramente, veramente grosso che sta sollecitando, insomma, prendendo l'opinione pubblica degli iraniani fino a ieri. In generale questo clima, diciamo, di doppio o triplo assedio, perché poi la Gran Bretagna? Perché se la sono presa proprio la Gran Bretagna? Perché non c'è l'aereo.
Perché non c'era l'ambasciata di Israele. Sì, vabbè, volendo fare una battuta, sì. Quella americana. Nemmeno quella americana. Però perché non sono andati sotto la rappresentanza svizzera, che è quella che cura gli apporti diplomatici? No, non c'è solo quello. Cioè, il fatto che la Gran Bretagna potrebbe essere... Cioè, voglio dire, le sanzioni della Gran Bretagna all'Iran interessano poco, perché il volume di interscambio è basso. Ma la Gran Bretagna vuol dire anche Unione Europea. Quindi vuol dire intanto che può fungere da traino, e se si comincia a parlare di Unione Europea lì le cose cambiano. E poi c'è un odio atavico nei confronti degli inglesi, cioè l'iraniano medio crede che tutti i mali del suo paese, della sua storia, poi derivino sempre dagli inglesi. Concludere con una battuta: oggi parlavo, dialogavo via email con un amico a Teheran, persona che non è affatto, un'idea, legata né al regime né al governo, in nessuna forma. Però diceva, però bisogna stare sempre attenti con la vecchia volpe, che sarebbero gli inglesi, perché potrebbe anche essere che alla fine l'assalto se lo sono fatti da solo. Quindi questa è anche... A proposito di questo, le volevo chiedere, erano proprio tutti studenti oppure c'era qualche... Ma dunque, basta vedere un po' le foto di studenti, io credo che ce ne fossero davvero pochi. Chi conosce un po' l'Iran sa che spesso manifestazioni di questo tipo... sono riempite da persone che devono partecipare, molto spesso si tratta di impiegati statali, per esempio quando si fanno anche le grandi adunate, perché poi altrimenti sul posto di lavoro potrebbero avere conseguenze. Ma c'erano anche brigate paramilitari? Beh sì, sì, che di fatto sì, si vede anche dalle immagini, c'era anche un parlamentare, c'è stata anche la foto, che infatti poi dopo ha anche rilasciato una dichiarazione. Di studenti veri e propri credo ce ne fossero pochi, ma voglio dire... Qui non conta poi tantissimo chi è che fossero entrati, il fatto che siano entrati, perché comunque si tratta di un episodio molto grave. In passato ci sono sempre state manifestazioni davanti, anche di fronte all'ambasciata italiana, che si concludono al massimo con lancio di un uovo, e poi magari si pompa un po' la notizia, poi si fa qualche dichiarazione e finisce lì. Beh, qui è successa una cosa un po' diversa, quindi è chiaro secondo me non c'è nulla di irreversibile, però è tutto più complicato. Allora, via dall'Iran, Londra ritira lo staff diplomatico, vediamo. Londra ritira il proprio personale diplomatico dall'Iran in seguito all'assalto alla propria ambasciata di Teheran. Ad accreditare per prime la notizia sono state fonti diplomatiche occidentali. Nelle ore appena precedenti, il ministro degli esteri William Hague aveva minacciato serie conseguenze e considerato il governo iraniano responsabile per non aver garantito la necessaria sicurezza. Da Teheran, un portavoce del Parlamento ha bollato la condanna dell'attacco da parte del Consiglio di sicurezza ONU come minaccia alla sicurezza globale. Accompagnato da violenze anche a un'altra sede diplomatica britannica, l'assalto all'ambasciata segue l'annuncio di sanzioni con cui Londra ha reagito al recente rapporto dell'AIEA sul nucleare iraniano. Allora, sappiamo che l'ambasciatore britannico appunto era già via, aveva già abbandonato l'ambasciata. In ogni caso il ministro degli esteri britannico ha dichiarato che si tratta di un fallimento serio da parte del governo iraniano di proteggere la nostra rappresentanza diplomatica. Si tratta della violazione della convenzione di Vienna, giusto senatore? Sì. Diciamo, si tratta della violazione di una convenzione che è la base delle relazioni dei rapporti diplomatici fra i paesi e che pretende che anche quando le differenze, i conflitti raggiungono un grado di asprezza importante, sia comunque salvaguardata la sicurezza, perché qui in questa sicurezza non c'è solo la sicurezza naturalmente delle persone che stanno in queste ambasciate, c'è anche un segno del fatto che c'è un limite nel confronto fra i paesi e fra gli stati che viene rispettato, cioè è una garanzia che va al di là. Ma volevo tornare un secondo su quelle immagini, perché naturalmente c'è questo conflitto interno, no? Molto forte. Larijani, Burujerdi è un gruppo molto legato. Burujerdi è il presidente del Consiglio Est, è stato qua in Italia non molto tempo fa. Larijani è il presidente del Parlamento, è una famiglia molto potente, molto importante, il fratello è il capo dell'apparato giudiziario, eccetera, no? E loro sono con Khamenei schierati su queste cose, e non c'è dubbio che rispetto a questi la posizione di Ahmadinejad, che pure a noi appare
e appare a buona ragione come una posizione così inaccettabile, si è presentata invece come una posizione molto volta. Ma la cosa che più mi colpisce è la distanza di quelle immagini dalle grandi opinioni pubbliche arabe. Noi abbiamo visto in questi mesi milioni di persone scendere per le strade nei paesi arabi e non abbiamo visto una bandiera americana bruciata, una bandiera israeliana bruciata. Lì c'è un segno di una separazione, di un isolamento dell'Iran, che è un isolamento in primo luogo da quel mondo che dovrebbe essere più vicino. E guardate che lo sviluppo degli avvenimenti in Siria è un altro segno molto importante, perché Assad può ancora ammazzare un po' di gente, ma alla fine tutti sanno che Assad finirà. E diciamo, questo sarà un altro pezzo di una modifica di uno scacchiere politico nel quale oramai l'Iran è emarginato. L'Iran aveva avuto e pensava di avere in passato la possibilità di essere una potenza regionale, e se si fosse aperta avrebbe avuto la possibilità di essere riconosciuta per questo, perché in effetti per la sua storia, per le sue dimensioni, per la sua economia, per la sua cultura, l'Iran è un grande paese che può essere un paese leader. Questo oggi è completamente cambiato, quel ruolo è stato occupato in modo definitivo da un altro paese che si chiama Turchia, e l'Iran è un paese messo completamente nell'angolo, isolato, tendenzialmente senza rapporti, che può vivere solo di qualche, alla lunga, di qualche ricatto, di una repressione interna che è destinata prima o poi anche questa ad essere insufficiente a garantire, diciamo, una stabilità. Questo è, secondo me, diciamo, un atto di classi dirigenti in profonda crisi. Naturalmente il fatto che siano in profonda crisi non vuol dire che non siano per certi aspetti pericolose, però diciamo, naturalmente bisogna sapere questo. Allora, lei prima ha nominato la Siria, ma mi chiedo, l'assalto a queste sedi diplomatiche, siccome appunto è già capitato a Damasco con l'ambasciata della Turchia e dell'Arabia Saudita, sta un po' diventando la prassi per questi regimi che si sentono accerchiati. Però in questo caso, come vede, questo conferma che è la prassi dei disperati, cioè naturalmente che avviene per regimi che hanno ormai una situazione in cui si unisce un grande isolamento internazionale e un dissenso che riguarda la maggioranza del loro paese. Non bisogna mai dimenticarsi che questo gruppo dirigente iraniano esprime una minoranza della popolazione iraniana, che è un gruppo dirigente che governa sulla base dei brogli fatti nel 2009, che diciamo, c'era stata un'altra soluzione, un'altra maggioranza popolare. E quindi questo sì, certo, sono gli atti di, ripeto, di regimi isolati non solo sul piano internazionale, ma e sul piano internazionale, ripeto, a me la cosa che più interessa è il loro isolamento dall'opinione pubblica araba, dal grande Islam. Oggi c'è un Islam che si sta affermando. Ma cos'è questo Islam che si sta affermando? In Tunisia, in Marocco, forse in Egitto domani. È un Islam che si apre a un confronto, a un dialogo, che prende appunto il modello turco come punto di riferimento, cioè un modello che ha avuto un obiettivo, un ruolo di democratizzazione della società turca. No? Io dico sempre, in Turchia, prima di Erdogan, erano i generali che sceglievano i governi, dopo Erdogan sono i governi che scelgono i generali. Dal punto di vista della democrazia è una differenza significativa. No? Ecco. Quindi il mondo islamico va in un'altra direzione, no? E questi paesi, il caso della Siria è diverso perché il caso della Siria, ma l'Iran, che appunto si chiama Repubblica Islamica, propone un modello che nessuno prende più in considerazione. In Tunisia si farà una costituzione democratica in cui naturalmente tra gente di religione islamica, ma non... Questo mi pare la sostanza di quello che sta capitando. Che ne pensa Antonello?
Tendo sempre un po' a distinguere molto l'Iran dal resto del Medio Oriente, sia per motivi, diciamo, di carattere, se vogliamo, ecco, anche etnico, appunto. L'Iran è un paese non arabo e soprattutto un paese non sunnita, quindi un po' estraneo a tutto quel contesto. Sicuramente direi che questo episodio certifica anche la distanza di alcune parti, appunto, della politica, parti, ahimè, dominanti, la politica iraniana con il proprio paese. Cioè, le manifestazioni, appunto, della cosiddetta primavera araba sono state anticipate nel 2009 dalle grandi manifestazioni dell'Onda Verde iraniana, che in sostanza ha fatto un po' da apripista anche come modello sia di mobilitazione politica, organizzativa, sia anche nei contenuti. Però secondo me è un sistema, chiamiamolo regime, che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle degli altri paesi citati, cioè sia il modello turco, sia lo stesso Egitto. Cioè, mentre in fondo, ecco, l'Egitto o la Tunisia di Ben Ali erano regimi costruiti intorno a delle figure con un apparato militare e burocratico molto corrotto. Posso interrompere? È vero questo, no? Però tu stesso hai detto una cosa di cui io sono molto convinto, cioè che invece le società si sono mosse nello stesso modo, cioè che la domanda che c'era nel movimento di giugno 2009 a Teheran fosse simile a quella era dello stesso tipo, sì. E questa differenza, appunto, fra gli sciiti e i sunniti, che caratterizza così profondamente, diciamo, per certi aspetti, questa società, in quei movimenti, in quella domanda, era come caduta, sì. Perché c'era una domanda di democrazia, di libertà, di modernità. Perché, come ben sappiamo, a Teheran non c'era solo la richiesta del voto, c'era anche la richiesta di poter suonare quello che gli pare, di poter fare il cinema che volevano, cioè c'era una richiesta di questo tipo, e questo avvicina, secondo me, le società. Le società. Sì. Io, no, però il sistema politico no. Sì, cioè, secondo me sono il sistema politico diverso. Iraniano ha una parte consistente della popolazione che, se non dà proprio un consenso a questo regime, sicuramente in questo regime trova ancora una sua convenienza, o perlomeno non ha un'alternativa valida per mollarlo. Questo vale, però, scusami, secondo me questo vale dappertutto. Cioè, non esiste nessun regime che si basi solo sulla violenza. Ben Ali, il partito di Ben Ali dichiarava di avere 2 milioni di iscritti, sì, organizzava una rete di consenso effettiva, e questo vale in tutti questi paesi. Quindi, Però diciamo, nell'elemento iraniano c'è una componente essenziale che è il nazionalismo. Ed è una differenza forse banale, però secondo me molto sostanziale, banale, è anche il fatto che l'Iran la rivoluzione l'abbia già fatta. Come dire, cioè, l'eredità di questi 33 anni, che sicuramente, come dire, poi la stragrande maggioranza degli iraniani non ha conosciuto l'Iran pre-Repubblica Islamica, ma è già filtrato attraverso un processo che è stato lungo, doloroso, tragico, come quello della rivoluzione del 79 e gli anni successivi. Ed ha però portato a un tipo di società, secondo me, diversa da quella del... Secondo me è positivo, cioè nel senso che filtrato attraverso quell'esperienza l'Iran possa arrivare... Sono non scettico, diciamo, sono più preoccupato e anche più darei tempi anche diversi. Sì, ma sono d'accordo su questo. Rispetto a quello che è avvenuto... Perché, ad esempio, io insisto molto sempre sul fatto che non si capisce l'Iran se non si tiene conto del peso che ha avuto la guerra con l'Iraq, no? Cioè, lì sono morti più di 1 milione di giovani, no? Ha cambiato tutto. Se uno gira per l'Iran, entra nei paesi, nei cimiteri, all'inizio c'è il cimitero dei martiri e non c'è famiglia che non abbia avuto qualche persona morta dentro questa guerra. E addirittura, diciamo, quando c'è stata la discussione sulla reintroduzione della poligamia, di qua si pensava che fosse una cosa di pazzi, no? di un rito. Ma era in larga misura l'idea che, essendo morti 1 milione di giovani uomini, bisognava trovare un modo per pensare a tutte quelle donne che non avevano marito. È una cosa per noi che rimane, non per questo diventa più accettabile, ma se uno vuole capire, e non solo. Cioè, la guerra in Iraq ha prodotto degli effetti enormi e ha dato, e quindi c'è un nazionalismo forte che anche, diciamo, nasce su questa base, no?
e non c'è dubbio che è una, Ahmadinejad, diciamo che questo regime ha una parte di società che lo sostiene per tante ragioni, per come è strutturata l'economia, eccetera, no? Perché ci sono vari fenomeni come quelli che qua ci furono nel primo dopoguerra dei reduci, sì, e del peso che hanno avuto. Chi, io quando ho incontrato, Jalili, che era il responsabile, eccetera, uno incontra Jalili e si accorge che è un invalido senza una gamba che ha perso combattendo e nel suo entourage, cioè sono cose che hanno segnato questa società. Comunque. Allora, abbiamo cercato di capire le ragioni di questo. Di questo assalto che c'è stato alla, all'ambasciata britannica. Adesso cerchiamo di capire quali saranno le conseguenze. Le conseguenze sono pessime, direi, nel senso che sicuramente questo, un episodio come questo ha esacerbato gli animi sia internamente sia a livello appunto di rapporti diplomatici. Se, come abbiamo visto, l'Iran aveva un problema di isolamento che però in qualche modo stava cercando, come dire, di bilanciare con un ritrovato rapporto con la Russia e con la Cina, di fronte a una cosa come questa la Russia è stata uno dei primi paesi a condannare, oggi è arrivata anche la condanna della Cina. Chiaramente sono episodi, come dire, è difficile da parte iraniana ridurli, no, un episodio, perché per i motivi che abbiamo detto. Sicuramente da un punto di vista internazionale, diplomatico, per quanto riguarda la questione del nucleare, ma in generale per una questione di, appunto, di, della posizione, del collocamento, quello di cui parlavamo prima, dell'Iran in quello scacchiere, questo è un grosso autogol. Da tutti i punti di vista, non è una dimostrazione di forza, è una dimostrazione di debolezza, di grande confusione. Direi che è una dimostrazione di debolezza anche, ecco, quello che stavamo dicendo, cioè l'eredità, no, quanto la guerra con l'Iraq abbia poi pesato sullo sviluppo della stessa rivoluzione e della Repubblica Islamica, ma ha pesato tantissimo anche il caso, la vicenda che abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione degli ostaggi americani dell'ambasciata. Cioè, in quel caso, poi veramente la storia è veramente maestra, in quel caso fu una cosa organizzata da un gruppo di studenti, i seguaci della Via dell'Iman, diciamo di sinistra, e inizialmente lo stesso Khomeini pare che fosse sorpreso e abbastanza così scettico sull'accaduto, e poi invece ha usato quell'episodio intanto per indirizzare la politica interna in un certo modo e poi per sbarazzarsi di tutte le altre componenti della rivoluzione. Mi ha dato l'idea, questo, vedendo le immagini, ascoltando anche le dichiarazioni, leggendo insomma alcune cose, che fosse veramente un tentativo molto anacronistico, come dire, di ripetere qualcosa che è avvenuto più di 30 anni fa, ma in un contesto completamente diverso. Anche perché la simbologia era molto forzata in questo caso. Ma è una simbologia forzata che non c'è, cioè in Iran non è così, chi è stato in Iran, basta andare una volta, si rende conto che questo è un rituale, una simbologia che però non appartiene proprio, come dire, al popolo iraniano, né adesso ma nemmeno qualche anno fa, 4-5 anni fa, già era molto cambiato tutto quanto, quindi non so come dire, mi dà un'idea veramente di, mi ha sorpreso, però ecco, poi rivedendo appunto alcuni passaggi mi dà veramente l'idea di una cosa molto artificiosa e quindi ancora di più, come dire, infausta, dovremmo dirla così. Sì, mi sono d'accordo con questo, sì, l'unico timore che ho è che io penso che quando diciamo, il confronto e lo scontro con, lo diciamo, con col mondo occidentale sostanzialmente avviene sulla questione del nucleare, questo è un punto su cui il regime è più forte che su altri. Sì. Perché appunto quel nazionalismo di cui prima si parlava in questi casi scatta. E diciamo, siccome non è chiaro, diciamo, no, naturalmente non è chiaro la posizione, diciamo, delle autorità iraniane che non permettano una visione trasparente, ma non è neanche chiaro, questo bisognerebbe dirlo, no? Se da parte di chi contesta questa autorità iraniana c'è solo una contestazione del militare o se invece c'è una preclusione, no, all'uso del nucleare in quanto tale. E questo in qualche modo determina una situazione che ha permesso in molte occasioni al regime iraniano di unire intorno a sé un consenso importante contro una sovranità nazionale. Che farà l'Iran?
Certo, ma che farà l'Iran? Avanti. L'Iran andrà avanti, ma l'Iran, diciamo, io penso che in Iran si prepari una crisi, una crisi. Penso che, diciamo, il 2009 non sia finito lì, penso che prima o poi dovranno tornare a votare, penso che non riusciranno a far fuori attraverso il meccanismo della selezione tutti i candidati che non gli vanno bene, perché questo si è già dimostrato, ne hanno fatti fuori alcuni e ne risponda sempre, diciamo, quando c'è un'opinione pubblica che vuole cercare di esprimersi, trova un canale, magari non sarà il canale ideale, ma trova un candidato intorno al quale, diciamo, che viene, in qualche misura, il cui significato viene trasformato, non è più quello che è stato così anche non è l'ultima più quello, volta, sì. Diciamo che quello lì vuol fare all'inizio, no, è quello che una dinamica sociale lo fa diventare, no? Ed Iran è condannato a questa cosa, è condannato a scontare. Ma anche perché appunto a marzo ci saranno le elezioni legislative. È già in corso una polemica molto forte, perché il fronte riformista a queste condizioni non intende partecipare alla tornata, ma il regime è un regime che ha bisogno però della celebrazione di queste elezioni per avere anche una parvenza, per avere anche una sua legittimità. Questo fa parte proprio dello stesso testamento politico di Khomeini, lui ha proprio scritto questo, cioè non pensate mai di fare a meno dello strumento proprio del voto. Perché? E quindi io credo che un momento di confronto molto importante sta per cominciare, e poi il prossimo anno ci sarà di nuovo le presidenziali, che nel 2013 Ahmadinejad non potrà più ricandidarsi, e sicuramente credo che ci aspetta un anno e mezzo molto importante. Insomma, diciamo molto. Perché in fondo, questo bisogna riconoscerlo, l'Iran è un paese che ha nella sua Costituzione due facce, no? E in fondo, se lo guardiamo, con tutta la contraddizione rappresentata dall'idea di Repubblica Islamica, di Velayat e Fakih, uh-huh. No? Però certo, se noi paragoniamo il sistema costituzionale iraniano con l'Arabia Saudita o col Pakistan, non c'è confronto, cioè lì c'è comunque c'è uno spazio, certo, previsto per una democrazia, eccetera. Quindi e questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa è l'architettura che, dentro la quale si è costruita la mediazione sulla quale è fondato questo Stato. Non è che si può far saltare questo edificio senza che questo abbia delle conseguenze. Certo. Quindi, diciamo, per questo io penso che c'è. Vedremo se il 2009 è finito lì o no. No, non è finito. E allora il nostro tempo a disposizione invece è finito. Grazie a Pietro Marcello. Cenaro, grazie Antonello Sacchetti, vi ricordo alle 18 l'appuntamento con la trasmissione Agenda Italia e con Linea Mondo, appuntamento a domani. Grazie, buonasera.